Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui in un nuovo unboxing. Ma quanto è passato in realtà dall'altro? Pochissimo, sono arrivati questi pacchi, ma ormai sapete, non per forza si tratta solo di gadget, non gadget. Alla fine questo unboxing riassume i miei acquisti Amazon. Lo so, ad alcuni interessa cosa acquisto io su Amazon. E ovviamente io quando registro c'è mio fratello che parte con l'aspirapolvere, il vicino che parte con il trapano. Penso non si senta tantissimo, nel caso scusatemi. Direi di partire da questo pacco gigante perché è arrivato un... Ecco, Amazon ogni tanto manda quei pacchi un po' distrutti, tipo questo. Questo è arrivato completamente distrutto. E che cosa ho acquistato? Ho acquistato questo coso qui. Tanto che magari faccia un po' freddo, ho preso questo qui che era il più economico in assoluto. Devo essere sincero, io pensavo che Roventa facesse solamente tipo le scope elettriche. In realtà fa anche questi cosi qui che scaldano. In realtà che c'è da vedere? Niente. Quando non va il calorifero o fa troppo freddo, ti prendi questo coso qui e ti riscalda. Volevo solo vedere una cosa. Ok, volendo si può regolare il caldo e il freddo. Ci sta. Raga, è uno scaldino, come lo posso chiamare. Mettiamolo da parte che non ci interessa. Poi ho preso questi perché, per chi non lo sapesse, sono prodotti che in realtà devo restituire. Quindi devo effettuare diversi resi alle agenzie, robe del genere. In realtà non è che siano tantissimi. Mi era finito lo scotch, non c'avevo voglia di andarlo a prendere. Ho visto che su Amazon c'era questo mega pack che penso finirò tra un bel po'. Spero finirà l'anno prossimo. È arrivato un altro pacchettino, questo qui. Questo ce l'ho, sì, questo è il pacchettino che c'ho da un bel po' di tempo. E forse so di che cosa si tratta. Sapete, io ho ricevuto a Natale, come regalo di Natale, il Rode Link, quello lì che in pratica permette di avere il microfono wireless. Allora ho pensato, ma come mai questi Rode Link, tutti i microfoni wireless costano un botto? Ma non è che perché c'è il monopolio, nessuno parla mai dei prodotti tra virgolette non conosciuti, tipo questo qui Comica. È un'azienda che fa anche lei microfoni wireless, non costa pochissimo, però perlomeno in questa soluzione hanno dato due trasmettitori e un ricevitore, mentre su questo Rode Link costa di listino 400 euro, ma per fortuna non costa sempre 400 euro, costa 300 di solito, ma ti forniscono un trasmettitore e un ricevitore più il microfono. Questo kit sono curioso di provarlo perché non costa tantissimo, almeno relazionato ai concorrenti. Bisogna vedere però la qualità dell'audio, perché ok che magari mi costi meno, ma se fa schifo l'audio Questo sicuramente può essere d'aiuto ai miei colleghi youtuber che magari mi seguono. Vi proverò questo dispositivo che tra l'altro è anche molto piccolo. Rode Link è una roba così gigante da mettere in tasca. Spero solo che ne valga la pena, ok? O al massimo li restituiamo, boh, non lo so, vediamo. Tipo mi capita con mio fratello a volte di fare due video, di fare video insieme. Io c'ho il microfono, lui no e si sente il video strano. Penso siano tipo come i Rode Link, quelli Go, che hanno il microfono incorporato, ma in più si può andare a collegare il lavalier. Per chi volesse iniziare con YouTube, a dir la verità, io volevo iniziare a fare anche dei video un po' dove consiglio che attrezzatura acquistare, come fare video, perché molti magari hanno delle idee però non sanno come entrare in questo mondo. Se siete interessati a questi video fatemelo sapere. E a proposito, prima di questo unboxing ho pubblicato su YouTube la recensione di Filmora, un programma che in pratica permette di fare praticamente video editing senza spendere troppo, anzi è gratis, però se si vuole togliere la filigrana o quelle cose lì è a pagamento, non costa tantissimo. È un programma che ti permette di fare tantissimi effetti green screen, lo split screen, vi permette anche di fare il motion tracking, effetti visivi, permette di fare tantissime cose. E magari qualcuno di voi non l'ha visto, ho approfittato di questo unboxing per riproporvi magari quel video che vi lascio qui sotto in descrizione con il link di Filmora se siete interessati all'acquisto. Dentro comunque ci sono diversi cavi, ci sono anche gli attacchi Type-C, quindi
si ricaricano attraverso il Type-C, si attaccano tramite anche la telecamera reflex. Dovrebbero esserci, immagino, se non vado errato, anche i microfoni lavalier. E infatti ci sono anche i microfoni lavalier. Oltre a quello integrato potete utilizzare quelli un po' più professionali. Davvero sono curioso di questi microfoni. Hanno una batteria integrata, quindi non hanno bisogno delle batterie. Potrebbero essere migliori, magari non sono conosciute perché nessuno li acquista, nessuno li compra. Ho un po' da tester per voi, per chi volesse avvicinarsi o migliorare l'aspetto dell'audio nei propri video. Perché, vi spiego, non è che è migliore, però per chi fa video il microfono wireless è la svolta. Per quale motivo? Perché quando, per esempio, io adesso sto facendo un unboxing, sono fermo, non mi muovo tanto, ma capita spesso, no? Io faccio le recensioni, c'è sto cavolo di cavo lavalier, che attenzione, i microfoni lavalier da 8 euro, infatti io uso quello, assurdo, magari l'audio fa schifo e nessuno me lo dice, però io sono abbastanza soddisfatto del mio microfono lavalier. Il microfono lavalier aiuta tantissimo, ma se al cavo sei limitato con i movimenti, devi svoltare la telecamera, staccare, riattaccare, magari ti dimentichi del cavo. Microfoni wireless, dove vuoi vai e fai il tuo video. Continuando con l'unboxing, questo è un acquisto di mio fratello. Che cacchio, che cos'è questo? No, questo non so che cosa sia, penso sia un compressore, ma non è un compressore. Perché mio fratello fa acquisti inutili? Mio fratello è uno di quelli che compra le cose e poi non le usa. Questo qua penso serve per misurare la pressione dei pneumatici. Ma che gli serve? Ma che serverà? Cioè, voi lo comprereste una roba del genere? Ma? Però almeno non abbia speso tanto questa roba. Infine abbiamo questo mega pacco gigante. Ok, aperto anche questo pacco super gigante. E che cosa troviamo dentro? Ma aspetta, ma infatti io mi ricordavo di avere più pacchi. Comunque questo è un ordine che ho fatto io. Allora, io sono una persona, non mi ritengo una persona necessariamente ordinata, però ho notato nella mia vita che l'ordine incide sulla produttività. Io ho lì dietro la telecamera un mobile piuttosto ampio dove posso mettere tutte le mie cose. E il problema di questo mobile è che io metto, che ne so, la tracolla, il microfono, la mascherina, è tutto in disordine. Quindi ho preso sta roba qui, dove penso, ecco, l'ho preso al contrario, l'ho messo al contrario, dove penso di mettere tutte le mie cose. L'ho preso trasparente così riesco a vedere dove ho messo le cose, perché dopo sono sicuro che le perdo. Comunque è incredibile in casa mia come ci sia il video radar detector quando registro. Cioè, per tutto il periodo c'è un silenzio tombale o inizio a registrare, iniziano a parlare nel corridoio. Adesso c'è, penso stanno usando lì il tineco, quello lì per lavare il pavimento, che si sta autolavando. Io lo sento, spero non lo sentiate voi nel microfono. Oh. Raga, io i prodotti che vi suggerisco alla fine li uso, quindi è una buona prova questa, no? O è semplicemente una scusa per dire, raga, non ho voglia di aspettare che finiscano di fare casino perché è impossibile e quindi bisogna tenersi i rumori. Vediamo qua che cosa è arrivato. Ok, questo che cacchio è? Ah, Anker, da quanto tempo è che non la vedo Anker? Questo però l'ho fatto io come acquisto. È un semplice cavetto per il tablet, l'iPad di mio fratello che si è rotto. E abbiamo preso anche per quando arrivo con il telefono. È brutto lasciarlo lì sul comodino, tutto strano. Ce ne ho già uno che non so dove ho messo. Avrei un portatelefono, ne ho acquistato un altro. Serve sempre per il telefono. Eccolo qui, bello in ferro, con la possibilità di regolarlo. Mettete il vostro telefono sul comodino, così quando arriva una notifica lo vedete e non è lì buttato nel nulla. Infine c'è questo pacco, ma sarà un libro? Questo non è mio. No, questa è una cavolata, sicuro. Quindi niente, l'unboxing termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Non vedo l'ora di portarvi la recensione di questo microfono. Questi comunque sono dei post-it, sarà un ordine di mia sorella che va ancora all'università. In realtà sta facendo il master, ha finito l'università. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, entrate nel canale delle offerte. Alcuni di questi prodotti sono andati in offerta direttamente su ScontiGoGo. Entrateci così non perdete anche voi alcune occasioni. Tutti i link di questi prodotti li trovate in descrizione.
e seguitemi nei vari social network. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!